Grazie Presidente. Era stata annunciata come una vera e propria Scusi, onorevole rivoluzione. Borghesi, mi perdoni, poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Le chiedo veramente scusa, ma me la passate. Era stata annunciata come una vera e propria rivoluzione, un cambiamento epocale, che avrebbe permesso alla scuola, così rinnovata e modernizzata, di diventare il pilastro sul quale il Paese si sarebbe poggiato nell'immediato futuro, per raggiungere risultati straordinari, dopo essersi lasciato alle spalle la crisi economica ed aver agganciato la ripresa. La riforma più strategica e importante in quanto fonte di opportunità per il futuro dei nostri giovani. Così il Premier Renzi l'aveva presentata, alla lavagna ed in maniche di camicia. Sembrava la panacea di tutti i mali. Soluzione del problema dei precari, valorizzazione del corpo docente, investimenti sugli studenti che si sarebbero messi alla pari dei loro colleghi europei. Le solite promesse, i soliti annunci, le solite aspettative tradite, le solite balle di Renzi che si sono scontrate con la realtà dei fatti. La riforma è tanto bella da aver provocato una mobilitazione mai vista prima d'ora. Da settimane, docenti, dirigenti scolastici, studenti, genitori, sindacati, tutti in piazza a manifestare un dissenso per una riforma che scontenta tutti, ma proprio tutti. Renzi e la sua maggioranza non hanno mancato, per l'ennesima volta, di dimostrare la loro arroganza dentro e fuori il Parlamento, dentro con delle evidenti forzature regolamentari, contingentamento dei tempi in aula e nelle commissioni, taglio degli emendamenti alla Camera, addirittura la fiducia sul maxiemendamento al Senato, discussione strozzata e zero aperture sulle proposte dell'opposizione. Arroganza mostrata anche fuori dalle aule parlamentari, totale menefreghismo ed incapacità di ascoltare le legittime proteste degli operatori che ancora oggi sono qui fuori a manifestare il loro dissenso e la loro rabbia per un DDL che crea disparità e non risolve i problemi della scuola. Di fronte a tali fatti, ci viene da dire che l'unico bullismo da combattere è quello di Renzi e del suo governo, che non guardano in faccia nessuno e, convinti di essere gli unici titolari della verità assoluta, ci raccontano una realtà inesistente, prendendoci tutti in giro. Noi siamo assolutamente contrari a questo metodo, a questo modo di fare, che inasprisce tensioni e crea evidenti disuguaglianze all'interno del mondo della scuola. Ma entriamo nel merito di questo sciagurato provvedimento. Le promesse di Renzi prevedevano l'assunzione di tutti i precari. Sono oltre 150.000, suddivisi in più categorie di insegnanti, che legittimamente si sarebbero aspettati la regolarizzazione. Bene, con questo DDL arriviamo a 100.000. Renzi non solo si è dimenticato di un terzo di questi docenti, ma attraverso la sua riforma è andato a discriminare le diverse categorie di precari, scegliendo chi aveva il diritto di essere regolarizzato e chi invece no, senza alcuna motivazione valida. La Lega aveva proposto, mediante emendamenti, il meccanismo del triplo canale di assunzione, che avrebbe risolto il problema, non creando disparità. Ma Renzi se ne è guardato bene anche dal solo prendere in considerazione la nostra proposta. Così ora ci troviamo 50.000 precari presi in giro e discriminati rispetto ai colleghi. Vedete, signori della maggioranza, la cosa grave che non capite o che fate finta di non capire è che questi non sono numeri, sono persone. Persone con delle aspettative, persone che vogliono costruirsi un futuro, persone che hanno fatto sacrifici e vorrebbero riconosciuti i propri diritti, persone che magari si svegliano alle 3 del mattino per poter raggiungere alle 8 la scuola in cui insegnano da precari ormai da anni e non meritano ora di essere presi in giro. Ma purtroppo le ingiustizie di questo DDL non finiscono qui. Basti pensare al pasticcio del concorso per i dirigenti scolastici in Lombardia, dove tra ricorsi, controricorsi, sentenze del TAR, rivalutazione delle prove, candidati promossi e poi bocciati, candidati bocciati e poi promossi, il caos regna sovrano. E Renzi che cosa fa? Anche in questo caso riconosce arbitrariamente la possibilità solo ad alcuni di far valere i propri diritti, discriminando il resto dei candidati ed aggiungendo caos al caos. Ma permettetemi, l'elemento di maggiore gravità contenuto in questo DDL è senza alcun dubbio la possibilità di introdurre la cultura gender nelle nostre scuole, attraverso il comma 16 del provvedimento,
che cita espressamente il termine genere quando si parla di pari opportunità. È gravissimo ed è inaccettabile che si tenti di fare passare subdolamente ed in silenzio questa norma che spalanca le porte delle nostre scuole alla cultura gender. Dove sono i deputati che si professano cattolici? Per favore colleghi togliete, prima che io tolga la parola all'onorevole Borghesi, mi costringete a togliere la parola. Mi costringete, o togliete quei cartelli o tolgo la parola all'onorevole Borghesi. Benissimo, allora passiamo al prossimo intervento, onorevole Molea, prego. I commessi per favore tolgano i cartelli, grazie. Onorevole Molea, prego. Sì, grazie Presidente. Il disegno di legge oggi torna per il voto finale a questa Assemblea dopo un lungo confronto al Senato dove è stato ulteriormente... Onorevole Fedriga, la richiamo all'ordine per la prima volta, per favore. Grazie. Prego, lasciate parlare l'onorevole Molea. Onorevole Fedriga, per favore. La prego, onorevole Fedriga. Prego, onorevole Molea. Presidente, grazie.